nessun indizio di Kata in Perù e nessuna traccia di lei neppure nell'ex hotel Astor. La tragica storia di Cataleya Ciclo Alvarez, conosciuta come Kata, torna al punto di partenza. La bambina di 5 anni è scomparsa il 10 giugno dall'ex hotel Astor e sono ormai trascorsi 5 mesi. Poiché l'inchiesta sembra non avere nuovi sviluppi, i genitori della piccola, tramite i loro avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi, hanno lanciato un appello al Papa, chiedendo il suo aiuto nel ritrovamento della figlia. Queste sono le loro parole. Aiutateci a ritrovare Cataleya, con la speranza che Sua Santità possa trasmettere la forza per continuare a cercare la piccola e far comprendere alla mamma che non è sola. Confidano che il pontefice diffonda l'appello per ritrovare la loro piccola, sperando che questo possa penetrare nelle coscienze e abbattere il muro di omertà che circonda questa vicenda. Anche le ricerche in Perù sono state senza esito. I magistrati, attraverso una rogatoria internazionale, hanno interrogato 14 persone tra amici e parenti della famiglia, rimaste in Sud America. Si ipotizzava uno scambio di persona, ma non è emerso nulla. Tra i soggetti interrogati c'era uno zio paterno della bambina e un altro uomo, entrambi detenuti in un carcere di Lima. Quest'ultimo avrebbe vissuto nell'ex hotel Astor con una donna, madre di una bambina della stessa età della piccola scomparsa. Gli investigatori avevano ipotizzato che Kata fosse stata rapita per errore, al posto della figlia della donna legata a quell'uomo, il quale era coinvolto in traffici di droga e non aveva saldato un debito, scatenando l'ira dei trafficanti. Tuttavia, nulla di concreto è emerso. Sono stati conclusi anche i recenti accertamenti all'interno dell'ex hotel Astor e purtroppo non è stato trovato nulla che potesse ricondurre a Kata. Nelle scorse settimane, i carabinieri del gruppo speciale Cacciatori di Calabria, di solito impegnati nella lotta contro l'andrangheta, hanno ispezionato la vasta struttura meticolosamente. Hanno esaminato ogni angolo, ogni passaggio, ma non sembra esserci alcuna traccia della bambina. Era il 10 giugno, alle 15:15, quando la piccola è scomparsa e sua madre, Catherine Alvarez, è convinta che qualcuno abbia visto qualcosa ma si rifiuti di parlare. Continua a lanciare appelli disperati, ora rivolgendosi addirittura al pontefice. Tuttavia lo fa da sola poiché nelle scorse settimane il padre della bambina, Miguel Ángel Ciclo Romero, è tornato in carcere. È stato arrestato in seguito a un provvedimento cautelare della Corte d'Appello di Firenze, che ha sostituito l'obbligo di presentazione alla polizia, a cui l'uomo era sottoposto da giugno, mentre era in libertà provvisoria per cercare sua figlia. Pare che Ciclo Romero non abbia rispettato due volte le condizioni imposte e quindi è stato riportato in cella. La madre di Kata continua a esprimere dubbi sul lavoro degli investigatori, ribadendo: «Abbiamo sempre detto tutto ai carabinieri e ai magistrati, ma le cose che abbiamo detto loro non sono state abbastanza seguite». Hanno delineato anche il possibile percorso di fuga dei rapitori. Sembra che Kata sia stata portata sul retro dell'ex hotel e quindi condotta fuori attraverso un garage che si affaccia su una via laterale dove non ci sono telecamere. Allo stesso tempo, la Procura di Firenze segue un'ipotesi investigativa che coinvolge direttamente la famiglia della bambina, accusata di gestire in modo violento un racket di affitti nell'ex albergo. È stata avviata un'indagine per sequestro di persona a scopo di estorsione. C'è il sospetto che il rapimento di Kata sia una vendetta per punire quegli abusi. 5 persone sono state arrestate, tra cui lo zio della bambina, Abel Alvarez Vázquez, noto come Dominique. Nonostante la difesa della mamma e del papà di Kata, egli si proclama estraneo ai fatti. Sta mentendo? E dov'è finita Kata? La verità sembra sempre più lontana.